Oh, ciao Gossip News Boys. Perché in TV vengo male, ma su internet vengo bene perché è un po' più piccolo il formato. Più piccolo e poi sgranato, per cui si tutti i difetti, le rughe. Ok, a me sembra di intervistare Stanis La Rochelle, il divo. Il divo demente. Guarda, la verità vera è un'altra. La verità vera è che io sono Alessandro. No, non è vero. Cioè, come carattere, come indole profonda, come esperienze di vita e di professionali, io sono proprio Alessandro, io ho fatto l'assistente alla regia schiavo per 10 anni, per cui so che cosa vuol dire quella specie di misto di attenzione, concentrazione, rigore, umiliazione, silenzio, squittire come i gatti, per cui la verità, perché mi dicevano tu sei uguale a Stanis, no, per fortuna cazzo. Stanis è un criminale di guerra proprio. Boris ha preso un premio al Fiction Fest. Anche tu hai preso un premio al Fiction Fest. No, quello non è importante. L'importante è Boris che ha preso un premio e il fatto che l'umorismo che noi abbiamo coltivato, io li conosco dall'82, cioè da quando avevo 10 anni, e quell'umorismo che è cresciuto sulle panchine e a bere le cose, a cazzo di cane, a cazzeggiare le notti intere da quando avevamo 15 anni. Che questa roba qui in qualche modo sia diventata una storia che l'abbiamo riusciti a mettere dentro, poi abbiamo anche fatto degli spettacoli noi, però insomma, e che sia così piaciuta a così tante persone che hanno proprio una vera e propria devozione per Boris, per tutte. Tanto che io sono l'unico che non ha fatto il provino per fare Boris, perché li conosco da una vita e loro mi hanno detto guarda vai, fai il matto. Ninni, guarda, Ninni, questo è Duccio. E Ninni Bruschetta, questa è una cosa che fanno in diretta importante perché l'unica cosa a cui pensiamo sul set di Boris è il tennis, scusami. Oh! Sto facendo un'intervista e anche tu in questo momento sei su, sì, in questo momento tu sei su Gossip News, dimmi tutto quello che vogliamo sapere. Quando giochiamo? Giochiamo Duccio e Biascica contro me e il regista. Chi pensi che poteva fare il divo meglio di te? Walter Chiari. Ci ho pensato tanto, Walter Chiari secondo me, io poi sono pazzo di Walter Chiari. Walter Chiari in qualche modo è uno dei pochi comici veri italiani che erano comunque degli uomini belli, dei bei ragazzi, e però era completamente pazzo, per cui siccome io so a memoria il Sarchiapone, tutti i suoi sketch, tutte le cose, penso che lui avrebbe fatto lo Stanis più bello del mondo. Sei realmente così pazzo? Beh, quando è come la macchina, cioè uno la macchina ogni tanto usa l'acceleratore, ogni tanto usa il freno, ogni tanto usa la frizione, insomma dipende, quando mi si chiede di aprire i rubinetti, sì, forse sì, cioè nel senso io ho parlato rispetto a Boris proprio di che ho detto che ho toccato il mio punto G attoriale, nel senso che ho proprio veramente goduto proprio fisicamente fortemente facendo quella roba lì, proprio mi piaceva, mi divertivo come un pazzo e ci siamo divertiti a farlo come dei matti. Più in amore sei più Alessandro o più Stanis? Alessandro. Sempre timido, introverso. Ma timido interesse no, comunque anche sì, comunque molto lento, piano, 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 e comunque mi devo innamorare follemente io. Ho bisogno dei miei tempi, sono un uomo diesel. Diesel, sì. Un uomo diesel, ma sei innamorato in questo momento? Non parlo di queste cose. È timido e non parla di queste cose. Adesso posso diventare rosso, forse su internet non si coglie, ma insomma, no, perché ho imparato nella mia breve esperienza professionale che perché ci ho veramente sofferto poi tanto di che cosa questo carrozzone comportasse anche come intrusione nella propria vita privata, e ho capito che non ne parlo, meno possibile, insomma non è importante. Ciao amici di Gossip News, e non siate troppo italiani, anche se lo siete, dai a tutti, e soprattutto sempre a cazzo dei cani.